Stiamo per vedere le ragazze che entrano in campo con un passiglio d'onor per le vincitrici della Coppa. Ecco il fischio arbitrale che dà inizio a questa prima giornata di playoff. La difesa del VIP non lascia facilità nel trovare la porta. La palla viene allungata un po' troppo, perciò la rimessa è per il Bitonto che torna di nuovo in attacco. Conduce il gioco con Cenedese che di nuovo da una bella posizione defilata riesce a trovare il primo gol della serata per la formazione ospite. Bello movimento, il possesso palla da parte di Bitonto. Cenedese vede libera Lucileia che trafigge subito Carturan, regina delle marcatrici in questa zona. E qui subito attenzione la VIP che in qualche modo riesce a pareggiare. Qui ci sembra che sia stato l'autogol da parte della numero 8 Cenedere sull'imbucata in mezzo di Andrea. E che abbiamo un match che dopo ben soli 10 secondi si riporta subito in parità la squadra di casa. Ci riprova e ci riesce a realizzare il secondo gol con una rapidità estrema. Bitonto passa sul 2-1, rete realizzata dalla numero 10 Lucileia. Calcio d'angolo per Bitonto che rimette la palla in gioco veloce ed ecco che viene trovata la terza rete in brevissimo tempo di distanza dalle precedenti ed è sempre ad opera di Lucileia. Tutto di prima Diana Santos e poi Lucileia sotto l'incrocio, non può nulla in questo caso Carturan. Ballardin che accelera anche lei i ritmi, fa un doppio passo, poi va al tiro di destro, stracalcio d'angolo quindi per la VIP che si riporta in attacco. Però non fa troppo i conti con Carturan che si trova molte volte al posto giusto. Qui l'avevamo Diana Santos per andare al tiro, invece c'è la conclusione sul secondo palo e quindi il gol del 4-1 del Bitonto. Quarto gol odierno quando mancano 4 minuti 0-3 del primo tempo di gioco, gol di Nicoletta Mansueto, quindi dopo il gol, dopo la tripletta di Lucileia abbiamo il gol del numero 22 Mansueto. Prendere il pallone a rinviarlo per le compagne con tentativo di rete che trova gli applausi scroscianti di tutto il pubblico da parte di Ballardin. Controllo un po' difettoso per mettere Bitonto di ripartire in contropiede, qui c'è il tiro, traversa e il pallone che si stampa sulla linea. E si inizia quindi secondo 20 minuti di gioco di questa gara 1 dei playoff tra VIP e Bitonto. Ballardini recupera il pallone per la compagna Andrea che poi va, scarica il tiro di Ballardin, risponde presente Cascato Castagnaro. E ora abbiamo di nuovo Lucileia che scambia con Diana Santos, Renatigna che va il tiro subito di prima intenzione di sinistro, in questo caso Carturan, e quindi abbiamo il gol del 5-1 del Bitonto con Renatigna, quindi primo gol nei playoff anche per lei. Qui vediamo l'ottimo qui tiro precisissimo della numero 9. Non lascia facile visuale Cenedese, ma riesce comunque a trovare la compagna Troiano che ha fatto emozionare il pubblico con un tiro che però viene stoppato dalle mani di Castagnaro. Castagnaro prova dalla punta ma colpisce il palo. Partita che ha ricominciato con una intensità un po' inferiore a come era finito il primo tempo e invece no, perché ci sorprende subito con un bellissimo gol Troiano che diminuisce il divario con le ospiti portando il VIP su due reti contro le 5 di Bitonto. Ci crede Troiano e poi sull'uscita di Castagnaro di tacco realizza un gol stupendo veramente. Qui ora bello qui il suggerimento e la traversa, l'incrocio di pali di Ballardin. Invece Lucileia intercetta e può partire in contropiede con Renatigna che si presenta davanti a Carturan, che però l'ottima qui riuscita con le mani. Quindi sempre Lucileia che però vede bene in mezzo all'area al numero 22 e qui altra parata di Carturan. Il vice capitano di coach Giorgi, Ballardin di nuovo protagonista, ora prova a riavvicinarsi alla porta avversaria Vanessa con un buon passaggio per Ballardin che non ha calibrato bene. Palo per Vanessa. Santos va direttamente al tiro che sfiora il palo di Carturan. Ed ecco che fa il suo esordio quest'oggi la giovanissima classe 2007 Scapin Mary. Gli occhi sono puntati su Bitonto che si avvicina alla rete ma viene bloccata la palla da Carturan.
E quindi ora abbiamo anche l'altro esordio per la ragazza dell'Under 19, Bergamina Alice, che entra in campo, quindi anche lei, altro prodotto quindi dell'Under 19, per Diana Santos che prova a parare per il numero 27, Malta quindi parata, qua doppio intervento di Carturan. Ed ecco la sirena che segna la fine di questo primo match che vede VIP sotto con due reti realizzate contro le 5 di Bitonto.